Si è aperta domenica 6 novembre con il taglio del nastro avvenuto in piazza Garibaldi la 35esima edizione della mostra mercato dell'olio DOC Cartoceto, in programma fino a domenica 13 novembre. Presente l'appuntamento dedicato al prezioso olio verde anche l'ambasciatrice dell'olio DOC Cartoceto Monique van der Vos. Abbiamo dato inizio alla mostra mercato col taglio del nastro, ora ci appresteremo a inaugurare Sentimento Agreste nei locali della biblioteca. Io sono andata questa mattina e me la sono goduta, diciamo, in tutta tranquillità, con un nuovo allestimento che merita veramente di essere visto. Poi nel centro storico ci sono ben altre due mostre, una addirittura lungo la via, quindi io direi di prendere le vie, qualsiasi via del centro storico e visitarlo, visto che ci sono anche le visite guidate, per poter godere di tutti quegli angoli che magari uno non riesce a vedere quando viene normalmente perché si ferma in piazza. Questa è la 35esima edizione della mostra mercato dell'olio DOC Cartoceto, un risultato importante. Beh sì, sicuramente siamo molto orgogliosi di questo traguardo e, come diciamo sempre noi dell'amministrazione, è un traguardo per cui dobbiamo ringraziare prima di tutto la Proloco, perché l'idea appunto l'hanno avuta in Proloco 35 anni fa, e poi anche tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto, che hanno creduto in questa iniziativa. Il territorio ce la riconosce come importanza e come palcoscenico, non solo appunto per l'olio che è il nostro prodotto principe, ma per tutti i prodotti enogastronomici di qualità del comune di Cartoceto e del comprensorio. Yes, I'm very happy. Molto felice di essere qui, e lei sa quanto è importante l'olio d'oliva. E come vi venne questa idea? Guardi, eravamo un gruppo entrati appena alla Proloco con una grandissima voglia di fare qualcosa di nuovo, di valorizzare insomma un po' il nostro paese, e allora sono venuti fuori i prodotti tipici, l'olio qui da noi, che Cartoceto è la fornitrice da millenni, direi, di olio sia per la zona del contado di Fano, ma venivano a prelevare l'olio i veneziani, i romani già dai secoli scorsi. Siamo partiti per gioco ed è stata una scommessa che credo abbiamo vinto. Anche in questo momento di crisi, soprattutto sia per il mercato nazionale che per quello internazionale, l'Italia può pensare al suo agroalimentare, prodotti di qualità, perché noi dobbiamo vendere nel mondo lo spirito italiano, assieme al Made in Italy che tira, la moda eccetera, c'è il gusto italiano che è apprezzato nel mondo, e il gusto, la qualità della vita, per molta parte anche il cibo. E proprio perché il turismo non è delocalizzabile, il turismo si sviluppa nei luoghi dove i turisti si spostano per andarli a visitare. Questo significa che da una parte dobbiamo valorizzare il prodotto, l'olio DOP Cartoceto, una denominazione di origine protetta, valorizzare Cartoceto, questo meraviglioso paesaggio attorno a Cartoceto, tutto argentato da questi uliveti meravigliosi, ma deve essere anche l'obiettivo per valorizzare il territorio. Tanti gli appuntamenti che si sono svolti nella giornata, dall'apertura degli stand alle visite guidate nell'antico borgo, dalla presentazione del libro di Walter Venturelli alla premiazione di Bean Boyd, fino all'inaugurazione della 13esima edizione della mostra Sentimento Agreste nella Biblioteca Comunale di Cartoceto. Questa è la 13esima edizione di Sentimento Agreste, è cambiata la location. In che modo ti ha ispirato la Biblioteca Comunale? Per me è stato un po' difficile, devo dire, perché io sono molto legato al teatro, è proprio un rapporto d'amore che ho con il teatro di Cartoceto. Però, visto che dovevo spostarmi, la biblioteca mi piaceva molto perché è molto animato dei bambini. E secondo me questa energia proprio si sente in queste stanze. Allora volevo fare proprio un omaggio a questo posto e cambiare completamente, e in questo senso ho fatto tutti persone, disegnatori e gente che fa disegno animato, che per me vuol dire anche anima amato, cioè faccio questo collegamento e penso che è un'arte molto intima che ti porta a una introspezione molto grande. Perché un adulto potrebbe interessarsi ai fumetti, alle illustrazioni? Beh, per fortuna gli adulti, intanto un po' bambini rimangono, questo mi sembra fondamentale. E poi qui ci sono dei valori estetici che secondo me possono interessare a prescindere da quello che può essere il destinatario finale. Anche perché noi tendiamo a considerare le opere di cinema di animazione o di illustrazione di fumetto per i bambini, ma in realtà non lo sono. Cioè sono un altro tipo di linguaggio, un linguaggio che richiede anche grandi perizie tecniche, fantastiche, organizzative, anche mentali, ed è un linguaggio che gli adulti possono capire in modo diverso, interpretare in modo diverso da quello dei bambini.